Allora, praticamente una volta si usciva e si parlava, no? Di chi era il più bello, l'attore più bello, l'attrice più bella, il viaggio da fare, la crociera, questo e quell'altro. Adesso c'è la moda della cena col morto. La cena col morto? Sì. Quindi oh mio Dio, come la cena col morto? Allora, si fanno le ipotesi, sì. Ognuno, ho capito cosa vuoi si dire. E si fanno le morte scommesse. Sì. È una cosa atroce, ma è vera. Terribile. Vuoi spiegarla tu? È una spiegarla io, cioè una cosa molto... La sentite tutti i giorni, no? Allora, prendono il via, parlano del piccolo Lorio e si continuano per 6 mesi. Poi parlano di come Bossetti. Si chiama? E continuano per 1 anno. Tutti i giorni. Ognuno dice la sua. Se c'è invece stessi un po' zitti, sarebbe molto meglio. No, ma adesso c'è questa moda. Allora... L'altra sera noi siamo usciti con una nostra amica. Che era viva. E era viva, sì, era viva. È viva, vegeta, bella in carne, bella sì. Formosa, bella. E la serata si è svolta tutta così. Fin tanto che me da San Rote Casse e abbiamo detto, vabbè, mezza luce. Detto in dialetto bolognese, in italiano è così. Allora, la serata mi piace perché... verteva tutto su questo. Ma secondo te, Vanna, ma voi siete colpevole? Ma secondo te, Stevi, ma era lei? Ma no, ma era lui, sì, è lui. Allora, tutta la serata si è svolta così. Che persone prive di argomenti. Ma è possibile? In questo mondo ci sono tante cose di cui parlare. Ma non di è cui meglio parlare di uomini? Sì. Gnocola? Trovarli, perché sai, non è... ma almeno parlarne. Parlarne, giusto. Allora, parlarne non conta mica niente. Certo. Allora, facciamo le toto scommesse su, non lo so, sui maschi della vita, che non ci sono più, ma noi li andiamo a cercare. Ma parlare di è stato lui, no, non è stato lui. No, guarda, le prove non sbagliano, è stato lui. No, le prove io. Non sbagliano. Ma secondo me, ascolta. No, ma i minuti, poteva essere qualcun altro all'infuori di lei? No, sapete vi dico? Non state a cercare, perché li uccisi tutti io. No, allora, diciamo che di base è questo. Dai. Piace a tutti fare i RIS. Sì. Ma i RIS sono quelli di Parma. Giusto, Gnocola? Allora, se tu non sei di Parma, sei di Piacenza, sei del Lorenteggio, ma sei di questa Quarto è una Giaro, cosa che non mi è chiara. Non me ne frega niente, perché voglio dire, non è che mi interessi. Però, come mai i RIS sono a Parma e basta? Boh, ma per me è un corpo, si chiama i RIS di Parma. Ho capito, sì, perché... Poi fanno i grandanni in giro per l'Italia, sì, però appunto. Si chiamano i RIS di Vanno Parma. Vanno di qua, di Vanno là, e vengono. Destra e manca. Vanno, sì. Ma sai come quando dicono, sai, in carcere hanno telefonato? Ecco, brava Gnocola. Telefonati, ma dove? No, allora. Ma dov'è il telefono in carcere? Aspetta, ma allora. Perché non mi fate arrestare così? Provate che bravi. Cosa? Bravi, allora, dai. Gnocolona mi ha copiato la battuta, sì. Ma gliela buono perché sì. È Gnocolona mia. Allora, l'altro ieri, mi pare, ho sentito questa cagata enorme. E gli inquirenti sono andati nella cella della mamma del piccolo Lori e sono rimasti lì per delle ore. Allora, in cella non si ci sono fatti nessuno. Arrestare pure loro. In cella non ci va mamma nessuno. Mia. Ci sono le sale degli avvocati, le sale dove si fanno gli interrogatori, quelle della conferma dell'arresto, della convalida dell'arresto, eccetera. Ma in cella non ci va nessuno. Però vi dico questo. Come giustamente ha detto Gnocolona mia, che è una persona molto saggia, se avete questa curiosità macabra, no? Di dire, ma in carcere avete la televisione. Dai. Orca troia, avete la televisione. Cavolo, avete l'acqua! Puttana di quella. Ma ha detto l'altro giorno una strafalaria meridionale terrificante che puzzava come una capra. Gnocola, ma ha detto anche i settentrionali, Ma ok, ma lei era meridionale, l'ho detto, no? E dice, ma perché avevate l'acqua? No, ma dai. I detenuti l'acqua. Si lavano. Orca quella puttana bastarda, i detenuti si lavano. No. Comunque ragazzi, allora, vi do un consiglio. Andate, siete uomini, andate a Figa. Siete donne, andate a Cassi, ma smettete di fare questo turismo macabro che veramente è vergognoso. Poi vorrei dire una cosa, questo Picozzi, che mi piace anche, perché quando parla non è propriamente uno stupido, insomma, sa il fatto suo, è un uomo intelligente, molto acculturato, si vede che ha studiato, ma è possibile che ogni caso venga paragonato a Anna Maria Franzoni? Cioè, mi sembra un po'... ogni cosa che succede nel mondo,
No, perché anche Anna Maria Franzoni, insomma, così mi sembra anche troppo, dai, su. Allora, ogni truffa viene paragonata a Vanna Marchi, ogni omicidio, cioè figlicidio, non so come si chiami quando uno uccide un figlio, viene paragonato a Anna Maria Franzoni. Allora, diciamo che anche questa è una cosa molto strana che andrebbe studiata, no? Perché ci sono dei casi che rimangono nella cronaca per anni, per decenni, e ci sono altre cose che non interessano a nessuno. Esempio, poi passo la parola a mio colonna mia. Perché Roberta Ragusa, il marito è stato, non dico assolto perché non era accusato di niente, è stato prosciolto, quindi non si è andati oltre, non c'è stato rinvio a giudizio, e questo caso sembra nel dimenticatoio. Poi ci sono altri casi che rimangono in prima pagina, in prima battuta su Quarto Grado, Quinta Colonna, Cazzo in Culo, Fregna Madonna, per 20 anni. Perché? Qual è la moda che decreta il primato a un omicidio o a un reato, secondo te, Gnocco? Sinceramente non saprei, anche perché io sento tante di quelle stronzate in televisione, ma veramente, guarda, sento tante di quelle cazzate terrificanti. Io ormai non ne posso più di sentire queste robe qua. Poi quando poi si parla di carceri, di celle, che sì, dicono tutto il contrario di tutto, cioè niente di quello che dicono è verità. E allora io vi dico, signori, non ve lo auguro mai di provarlo, però smettetela di dire queste cose che non sapete nemmeno cosa sono. Non lo sapete! E allora Vanna Marchi vi ringrazia e vi dà un consiglio. State zitti. Chiudete quella boccuccia. Allora, dai, io vi dico una cosa. Il carcere è una gran brutta roba. Non a caso, insomma, l'hanno messo come cosa per i peccatori, no? Per chi sbaglia, per chi commette una cosa ingiusta. Allora, perché volete voi entrare in una cosa che non vi appartiene? Se avete questa voglia, no, di sapere cosa succede in carcere, cosa c'è in carcere, cosa si vede in carcere, cosa si sente in carcere, i programmi che si seguono in carcere, quanto è grande una televisione del carcere, e tutti questi cazzi, mazzi e palazzi, fatevi arrestare, ragazzi. Altrimenti date retta a me, godetevi la vita, senza omicidi, senza furti, senza rapine, senza cazzi, ma la vita, quella però vera, sai cosa? Quella bella, stiamo finendo la batteria. Da ignorante, quinta elementare, ho sempre pensato che i processi ci facessero in tribunale. Brava. Invece adesso li fanno solo in televisione, ed è una cosa terrificante. È diventato brutta, di molto moda brutta. Processare la gente, brutto. Una cosa molto pericolosa. Molto. Molto pericolosa. Questo lo dovrebbero togliere. I processi si fanno in un'aula di tribunale. Esatto. Per diventare giudici si studia tanto, quindi non può diventare l'argomento della serata in pizzeria, in birreria o ristorante chi è stato l'assassino di quella o se è stato quello piuttosto che quell'altro. Parlate d'altro, ragazzi, la vita è ma bella. Ma se poi avete qualche dubbio, dite sempre, ma è stata Vanna Marchi. Certo, tanto siamo partiti, Tegno. Sì. Ciao. Liberi di parlare, sempre e comunque. Hashtag liberi di parlare. Noi la galera l'abbiamo fatta, sappiamo cos'è, vi dico la verità, amiamo parlarne molto poco proprio per quello, perché la conosciamo e amiamo parlare d'altro, di cose più interessanti. Ciao, buona serata. Ciao! Ciao, ciao, ciao.